Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale. Oggi è ottobre, più o meno, sì, intorno a metà di ottobre, e andiamo a vedere come creare delle piccole talee di carciofo. Ma partiamo subito col dire che il carciofo è una pianta che si può riprodurre in due modi. La prima è classico, col semino, comprate i semini, li piantate, magia, esce il carciofo. La seconda invece è il carciofo si riproduce tramite polloni. Che vuol dire polloni? Ora vi faccio vedere. Questa è una pianta di carciofo. Cos'è che la caratterizza? Che questa qui è la pianta dell'anno scorso, vedete? È secca. Se noi scorriamo sotto così, togliendole tutte quante le foglie dell'anno scorso, vediamo che a terra poi la mia pianta crea dei getti che sono questi, che saranno le nuove piante. Quindi vediamo come la pianta, invece che oltre al seme, si riproduce da sola, attraverso questi polloni che generano queste nuove piante. Poi guardate il gatto. Bellissimo. Quindi ora che cosa andiamo a fare? Andiamo a togliere tutti quanti gli eccessi, perché la pianta dei carciofi, ragazzi, ne fa tanta. Io ne consiglio sempre di lasciare due, massimo tre getti, vedete, una, due e tre, io non lasciate. E l'anno scorso erano, vedete, una, due e la terza, mi sa che l'ho tagliata la sotterra, eccola qua, e tre. Quindi io ogni volta lascio sempre tre polloni che crescono. Tutti gli altri, che sono questi qui che io ho gettato a terra, vedete, guardate qua. Questo qui è l'apparato radicale del carciofo, che se si rimette a terra, questa pianta riprenderà vita. Adesso andiamo a riempire dei vasi, dopodiché ci prepariamo tutte quante le nuove talee per quest'altro anno. Ma quindi per trapiantarli, per riprodurli, come devo fare? Semplice ragazzi, basta estrapolare uno di questi polloni, eccoli qua, vedete? Escono già così, li prendo. E li metto tutti quanti da parte, ovviamente. Non mi rimane ora che riempire questi vasi di terra e andare a inserire la mia talea all'interno. Ed ecco qua, ragazzi, riempiti i nostri vasi, do una leggera battuta così. Prendo la mia talea, eccola qui, e la vado a inserire dentro. Ecco fatto. Cercate di non romperla troppo, la talea, riempite così con la terra. Ecco fatto. Ridò una battuta. Ecco qui la mia talea di carciofo bella e pronta. Ora andiamo a preparare le altre.
ragazzi, 10 bellissime talee. Queste le lascio qui, diciamo in penombra, come sempre, vedete il sole va da quella parte. Io le metto qua in modo tale che non prendano mai sole diretto. Questi carciofi sono di 2-3 varietà, perché c'è una varietà che ho seminato io e altre due varietà invece che sono andato a comprare. Una è quella romanesca e l'altra invece non mi ricordo. Comunque sia, ho fatto un mix diverso, tanto per avere più varietà di carciofi, ma solo per mio personale gusto. E eccole qui. Non mi resta, ragazzi, che salutarvi. Vi invito sempre a iscrivervi al canale. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao!